Assessore D'Annuntis, il bilancio tuo è stato approvato qualche giorno fa, oggi la presentazione, ormai tu hai una realtà insomma importante del trasporto regionale, non soltanto. Sì, bilancio approvato con un utile di oltre 200.000 euro, quindi a riprova del buon lavoro fatto da tutta l'azienda, dal presidente, dal CDA, dal direttore e a tutti i dipendenti. Come Regione Abruzzo siamo vicini alla società tua, negli ultimi anni abbiamo fatto tantissimi investimenti, tanti altri ne faremo nei prossimi anni. Basta pensare all'acquisto di oltre 240 bus per un investimento di 48 milioni e poi negli FSC 21-27 50 milioni da destinare alle infrastrutture ferroviarie. Questo per fare in modo che il trasporto su ferro, che il trasporto possa essere più appetitoso per i turisti, per i cittadini e soprattutto per le merci, per fare in modo anche di decongestionare il traffico sulle nostre strade.